Amici di Storie, buonasera, buonasera a tutti e ben ritrovati. Ben ritrovati a un'altra puntata del nostro programma aperitivo che ormai da 14 settimane ci accompagna praticamente in questa oretta per stare insieme e presentare degli ospiti sempre, sempre molto curiosi ed interessanti. Anche stasera, naturalmente, rispettiamo l'appuntamento settimanale con tanti ospiti questa sera che ci sono venuti a trovare veramente ospiti deliziosi. Naturalmente sono qua insieme alle mie collaboratrici più belle che mai, Frida e la nostra bellissima Elena. Buonasera. Come è andata la settimana? Buonasera ragazze, tutto bene? Come hai detto, buonasera tu? Buonasera. Lo diciamo anche in russo per quelli che ci seguono dalla Russia? Dobry vecer vam. Dobry vecer, ma ok, perfetto, dobry vecer, chiarissimo. Bene, come è andata la settimana? Benissimo, Maurizio, grazie, bene. Complimenti bene. Per la Miss, ma che capelli meravigliosi, avete visto la nostra Frida, che capelli. È sempre merito di contrasti parrucchieri. Ah, che salutiamo, sì, vero? In via Garibaldi 52, salutiamo Agata e Gianni, grazie. Perfetto. E poi ringraziamo anche la Miss per quanto riguarda, non so se vedi mamma mia questo piccolo dettaglio, Elena, cosa dici? Quasi sprecato su di te. Sì? Quindi, beh, certo, era da dire. Beh, no, ringraziamo Etwin Abbigliamento. Ringraziamo Etwin, okay. E poi aspettiamo le ragazze, anche Lisa e Manu. Diciamo da sei mesi ormai, speriamo. Arrivano, a breve arrivano. Benissimo. Sì. Telena, sei in forma, sei pronta? Certo, hai messo a posto gli ospiti, hai studiato il proverbio? Sì, certo. Proverbio della settimana com'è? Benissimo, ti piacerà? Benissimo, il proverbio sì. Benissimo, bellissimo. Bellissimo, perfetto. Scusa. Allora, ti lascio andare, che so che hai tante cose da preparare dietro e noi siamo quasi pronti per cominciare. Il nostro programma, sapete, va in diretta, quindi sono esattamente le 7:02 minuti, quindi spacchiamo il secondo. Prima di cominciare, però, abbiamo salutato gli ospiti, abbiamo salutato la nostra Lena, le nostre ragazze. E vorrei ringraziare chi comunque ci permette di andare di settimana in settimana, andare in onda così puntuali, insomma, sono i nostri amici camera. Vorrei ringraziare Alessandro, Maurizio, Elio e Pierluigi che è in regia assieme a Enrico Magigrano, insomma, che sono sempre molto attenti insomma, a riparare qualche nostra magagna ogni tanto. Esatto, insomma, che li ringraziamo davvero le di cuore. Insomma, è un difficilissimo stargli dietro le magagne che Frida fa in tivo. No, scherzo, assolutamente. Quindi grazie ragazzi per la vostra collaborazione e grazie anche alla nostra band. Oh là là, la band che so che vi hanno chiamato a Sanremo? Sì. È vero? Dopo però. Il dopo Sanremo, dopo festival fate voi, eh? Se ce la facciamo, senza. Il giorno dopo. Ragazzi, state avendo un grandissimo successo, lo sanno tutti quanti. Cosa avete preparato questa sera? Sentiamo. Allora, facciamo Casetta del mio paese di Castellina. Cerchiamo di farla. Cercate di farla, perfetto. Allora, Casetta del mio paese di Castellina Pasi. Oh là là, vai, musica maestro! Oh, casetta del mio paese. Grazie. Ragazzi, vi siete fatti prendere da un trombettista. Guarda, abbiamo un trombettista stasera, che insomma, lui è bravo un bel po', perché lui con Castellina ci ha suonato, lo sapete? Che fare apposta proprio del grande Castellina. Capito? Avete perso un po' di ritmo stasera. Cerchiamo di caricarci. Siamo un po' emozionati, ho capito. È l'emozione che frega. È l'effetto di Marco. È l'effetto di Marzio Marzocchi, capito? Grande esatto. Musicista, grande trombettista che adesso presenteremo naturalmente. Buonasera Marco. A te l'onore, Frida, di presentare gli ospiti di questa sera. Allora, vediamo tutti qua schierati. Esatto, che meraviglia, sì, hai già anticipato. Allora, Marzio Marzocchi, musicista, buonasera sì, di buonasera Imola, a voi. Che si è già anticipato. Sì. Poi alla mia sinistra c'è il signor Giuseppe Rocco, buonasera signor Giuseppe, sì. Di Bologna, scrittore. Salve, ben arrivato. E anche docente universitario, ex docente universitario esterno presso l'Università di Bologna. Il microfono se vuoi salutare a casa vicino. Buonasera. C'era? Sì, bene. Perfetto. E poi abbiamo due personaggi sì. Del mondo poi dello abbiamo spettacolo, uno un'area dedicata a due artisti. Certo. Siamo in compagnia allora di Mattia Verbeni. Ciao Mattia. Con la organizzatore casacca da Croce Rossa, sì. Da Croce Rossino. Esatto, lui è volontario della Croce Rossa ed organizzatore anche dei Baskers, che poi spiegheremo anche a casa. Perfetto. Di Faenza, cosa si tratta. Baskers di Faenza, specifichiamo. Sì. E poi siamo in compagnia di Marco Lui. Buonasera. Buonasera. Lui, Marco, è Marco Lui. Lui è Marco Lui. Lui, non ci sono dubbi, lui è Marco Lui, volto conosciutissimo perché sicuramente l'avete visto in mille salse, vero? Sì, non saprei presentarlo, Maurizio. È un artista
a 360 gradi, polifunzionale, sì. Lui è vero, è tutto, è tutto. Un artista tutto tondo. È un artista di se stesso. Bene, allora cominciamo da Marzio. Marzio Mazzotti, qua di fianco a me, un piacere rivederti, ci conosciamo da tantissimo tempo. Dicevo, un musicista, lui non ha resistito, pensate, a montar su appena è partito il pezzo di Castellina, perché Marzio, insomma, è un trombettista coi fiocchi, ha lavorato con Castellina Pasi, con tantissime orchestre di liscio. Da quanti anni sei nella musica, Marzio? Beh, guarda, ho cominciato a suonare comunque la tromba all'età di 8 anni. E poi sono cresciuto nelle bande di paese, bande di Castel del Rio, e un pochino anche la banda di Imola, la filarmonica di Imola. Poi per un periodo ho abbandonato. Con il militare, diciamo, siccome dovevo fare il fuciliere assaltatore e andare in Kosovo, si trombava poco, eccetera, ho detto forse magari in altro modo, dici, proviamo, proviamo okay. A tirare fuori la tromba di nuovo, insomma. E mi è andata bene, sono andato poi nella fanfara dei bersaglieri di Pordenone e Udine. E dopo lì, diciamo, essendo sotto tromba tutto il giorno, ho riscoperto questa passione che avevo stiamo da bambino. Anche guardando le immagini, ecco, guarda, sì, che belle. Molto belle, insomma, queste sono quei gruppi che tu, le orchestre con cui suonavi, immagino, sì, vero? Sì, sì, ho avuto la cosa bella nei militari che comunque feci le selezioni per suonare con l'allora Presidente della Repubblica Scalfaro. Ah, sì. E quindi di lì poi dopo non ho più smesso di suonare, ho sempre continuato facendo prima di tutto, anche proprio per motivi lavorativi, le orchestre da ballo. Sì. E i nomi più importanti, diciamo, delle orchestre da ballo, appunto ad esempio Castellina, con cui ho fatto un periodo nel 2005 e 2 anni adesso dal 2012 al 2014, e un altro nome importante, Armando Savini, che comunque, diciamo, vabbè, niente, in Romagna sono orchestre spettacolo straordinario, che hanno fatto la storia, sì, a casa, sì, lei, sì, assieme ai grossi, insomma, sì, i grossi, sì, orchestri, sì, sì, sì. Savini poi, diciamo, andò a Sanremo, arrivò secondo a Sanremo nel 68, addirittura sì, dopo Massimo Ranieri, adesso mi ma pare pensa, che sia, non sì, 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 sì. Poi ci furono in quegli anni lì un po' di crisi legata alla musica leggera, anche, sì, i vari Celentano, Morandi, eccetera. Dopo lui scelse la via della musica da ballo e comunque gli è andata bene. E per ragione anche sempre lì, perché insomma... Esatto, insomma, esatto. Tu hai frequentato il conservatorio? Allora, io ho frequentato una parte, alcuni anni del conservatorio, perché a differenza, diciamo, tra Italia e altri paesi, come ad esempio la Francia, sì, chi nel militare, ad esempio, svolge comunque il servizio musicale nella fanfara all'estero, ha diritto in automatico ad accedere al conservatorio. Mm-hmm. Okay? In Italia invece non è così. No, infatti, ecco, io ne approfittai e dissi, visto che sono allenato, mi provo a fare l'ammissione al conservatorio, e non mi presero. Quindi suonavo col Presidente della Repubblica, ma non mi presero al conservatorio. Esatto, esatto. Poi chiesi le motivazioni, perché sembrava, insomma, all'epoca c'era comunque una precedenza legata all'età, quindi, certo, essendoci molti bambini piccoli, diciamo, tu in automatico andavi in coda. Ecco. Certo, certo. Bene. Detto bello, questo, bella sta cosa. Tu potresti fare l'artista di strada, per esempio, ti chiedo, no? Il Madonna. Potrebbe... Chiediamo Mattia. Mattia, voglio, che tu sei voglio, organizzatore e anche basket, naturalmente. Potrebbe fare l'artista di strada? Potrebbe farlo, c'è la stoffa. No, c'è la stoffa, qui non ci sono dubbi. Sì, però è ammesso come genere di spettacolo. Beh, un, sì, trombettista. No, sono messi musicisti, anche quest'anno c'era al Basket Faenza, torniamo a quel discorso lì, per cui mi hai presentato, c'era un 5 ragazzi, 18-19 anni, che suonavano tutti e 5 ottoni. Ah. Si chiama Buster Jazz e facciamo tutte canzoni rifatte. Che meraviglia, vedi? In questa chiave qui un po' più strana rispetto al solito. Ecco, Mattia Verbeni, dovete sapere, vero Frida? Sì. È l'organizzatore del Festival di, esatto, Baskers di Faenza. E ci sono tantissimi artisti, Maurizio, è uno spettacolo veramente importante. Sì. Sì, io sono uno degli organizzatori, perché con me ci sono tutto il comitato locale di Faenza della Croce Rossa. Ecco, giustifichiamo la maglietta, che non è che ti hanno non raccolto, è che giro per strada, insomma, non, esatto, è che sia, esatto, sei fortunato, l'ha raccolto, per... no, collabora proprio come volontario della Croce Rossa, esatto, quindi c'è missione stato... importante, bene, oltre a questo... E abbiamo avuto questa idea qui di fare questo Basker Festival per unire un po' la mia passione, un po' perché sono volontario da diversi anni a Faenza, ho trovato subito l'appoggio da parte del comitato locale di Faenza, con il presidente che è Nicolas Bandini e un altro volontario che è Bandini Veniero, che mi hanno subito dato una mano e mi hanno subito appoggiato
in questo bellissimo progetto da parte mia. Assolutamente. Bene. Secondo me può nascere una bellissima collaborazione, sì, Maurizio, nascere, stasera, tra la nostra band. La band. E poi abbiamo Marzio. No, la prendono, la prendono. Sono... No, beh, loro sono gettonatissimi. Assolutamente. Loro in tutte le sagre, loro ci sono. Loro fregano tutti, frega. Altro che basket o non basket. Infatti. Anzi, tra l'altro ha detto anche Marco lui che li vuole in una colonna sonora in uno dei tuoi video, vero Marco? Sì, 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 mi serviva proprio un trombettista. Guarda, no, a parte il trombettista, così, guarda, un batterista, hai visto? Siamo tutta la bella... Che poi vedo che suonano su pentole praticamente. Sì, 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 no, ma loro sono ma il prosciutto invece? Il prosciutto è vero, il prosciutto se lo mangiano dopo che hanno finito. Ogni volta se lo... Visto che non vengono mai pagati. E poi Marco ti sei perso perché di solito hanno tutto un montaggio molto più impegnativo. Oggi sono un po' scarniti, non so perché, ma hanno anche una gallina, la gallina, il cagnolino che dorme. Ma hanno una serie di cose. Forte. Sono un po', si stanno un po' allargando, lasciando andare. Questo, infatti. Questo è bello, no, sono molto bravi. Comunque dopo prosciutto... Allora, parlare però adesso di un argomento, insomma, che è abbastanza, insomma, importante, capito? Che riguarda un pochettino il mondo della finanza. Quindi tocchiamo un argomentino un pochino più serio prima di tornare ai nostri artisti. Allora, signor Giuseppe. Con Giuseppe Rocco. Esatto. Scrittore. Bene, vive a Bologna. Al momento era in pensione, naturalmente, prima era dirigente pubblico, con la passione però per la finanza e il commercio internazionale, Giuseppe, vero? Certo. Ecco, tu poi hai insegnato a economia, istruzione economica internazionale all'università, vero? Sei anche pubblicista, hai scritto oltre 40 libri, una marea di libri. Cioè, tu più scrivevi, meno tempo. Lavoravi probabilmente, come... Riuscivo anche a lavorare, anzi lavoravo molto. Lavorai molto. Ecco, allora parliamo un pochettino di questa questa passione. Ecco, qua vediamo alcuni dei libri, naturalmente, che sono, parliamo di globalizzazione, Sud Italia nell'oblio, pratiche e sentimento, praticamente, internazionale. Esatto. Questo trattiamo... è il tuo fiore all'occhiello. Sì, esatto. Dice, lì sono venuto fuori 15 edizioni, dal 1982 in poi, un volume che ha suscitato l'interesse delle aziende, quindi è chiaro che è un libro per addetti ai lavori, certo, che veniva consultato per poter esportare e per poter importare. Ecco. Ma tu quello perché è stato scrivere successo? Questo tipo di libri? Che no, è stata una casualità. Io sono culturalmente sociologo, successivamente sono diventato economista, quindi quando io ho iniziato a lavorare ovviamente studio statistica, per una pura casualità io lavoravo in un ente dove c'era necessità di un funzionario al commercio con l'estero. Certo. Sono andato lì per provare 6 mesi, e dopo ci sono rimasto oltre 25 anni e mi sono appassionato. Quindi io facevo commercio estero a 360 gradi, certo, in ufficio, all'università, scrivevo per i giornali, scrivevo libri, quindi era un po'... Io direi che deve esserci proprio anche una base proprio di passione importante, perché questo è un argomento non semplicissimo, Maurizio, nel senso che o ti piace e quindi sei veramente appassionato, oppure si fa anche un po' fatica ad addentrarsi, no? È questo molto impegnativo. Ecco, la trappola del sistema politica economica. Parla di commercio internazionale. Facciamo vedere. Parla di politica, ecco, ti chiedo una cosa, ma cosa c'è che non funziona in questo sistema finanziario? Ma il sistema finanziario di per sé è valido, come valida la globalizzazione. Io parlo delle distorsioni della globalizzazione, certo, e del mercato finanziario. La globalizzazione in sé è un fatto inarrestabile, uno non può essere no global o si global. E ci arriva, la storia ce la porta. Perché la globalizzazione è una crescita sinergica, cioè cos'è? Quel processo mediante il quale c'è una dinamicità negli scambi delle merci, di servizi, di capitale, di tecnologie, che non si può fermare. Quindi in sé per sé va bene, sono le distorsioni che vanno corrette. Ecco, queste distorsioni come avvengono e perché? Come avvengono? Avvengono perché vanno ad operare... Nella borsa valore, che è un po' il tempio della finanza. Noi lo vediamo per tutti i giorni, il telegiornale, certo. La borsa sale, scende, quindi certo. è roba di questi giorni. E la borsa valore è nata, quindi ha una funzione molto interessante, perché riesce a collocare il risparmio nei settori che sono più efficienti. Solo che quando la borsa valore non segue le regole sane, cioè interviene la speculazione, è un pasticcio. Il problema... Ma probabile che la facciano intervenire questa speculazione, perché sia tutto anche un po' pilotato. Io ho un'idea tutta mia del sistema finanziario, internazionale, non solo nazionale, perché ho un'idea un po' tutta mia. Sì. È probabile che la facciano un po'... Certamente, cioè, il solo fatto che sia speculazione vuol dire che è fatto nell'interesse proprio e nell'interesse... O di alcuni. Nell'interesse di alcuni. Quando la globalizzazione
nel campo finanziario arriva in basso valore e quindi non è ben gestito per il problema, certo, scatta il feticismo del mercato finanziario. Cosa vuol dire il feticismo? Quello di adorare non Dio ma gli oggetti, come si faceva una volta, il bue, certo, l'asino. Ma io di feticismo si adora la finanza, certo, si adora la ricchezza, cosa che partire dal laboratorio degli Stati Uniti d'America, perché lì ovviamente sono legati a una loro cultura, a una loro tradizione, certo, a una loro storia, il western. Il feticismo del western cos'era? La Colt. Chi era bravo con la Colt vinceva, uccideva e si impadroniva di tesoro. Adesso nell'evoluzione economica è diventata la borsa valore, il mercato finanziario. Certo, certo. Tutto va bene, ma va corretto. Va, ecco, cosa parla questo libro della la trappola del sistema finanziario? Di cosa parla appunto, Rocco? Dice appunto di questi guasti che in qualche modo vanno corretti. Questi guasti si possono correggere in qualche modo, ecco, soltanto con una convenzione internazionale dove si va a dire noi non vogliamo derivati, non vogliamo vendite allo scoperto, non vogliamo. Se si riesce a togliere la parte negativa della borsa, la borsa... Ma è probabile che ci sia qualcuno, quindi, che abbia interesse a non levare questa parte negativa della borsa? A quanto pare sì, perché c'è stato un uomo politico di grosso spessore che ha fatto una battaglia enorme contro la borsa nella campagna elettorale, ed era Mitterrand. Certo. Al momento in cui è diventato Presidente della Repubblica ha taciuto. Ma perché? Il solo fatto che, perché il mondo finanziario evidentemente è più forte, il solo fatto che... Questa è la prova che comanda la finanza nel mondo, Rocco. Sì, purtroppo la finanza poi è così potente che annulla la sovranità degli stati, se vogliamo. Certo. Quindi secondo lei però alla fine causa-effetto però dice sì, è possibile, ma in realtà non è possibile. No, è possibile. Solo ma che bisogna... non c'è la volontà, esatto, nessuno lo propone, in sede OMC si potrebbe fare tranquillamente. Teniamo conto di una cosa, gli Stati Uniti d'America probabilmente per il loro DNA, per la loro storia non sarebbero d'accordo, ma noi europei che abbiamo una cultura diversa, la cosiddetta cultura renana che viene dal fiume Reno che bagna sei nazioni, era un po' diverso dal modello americano, perché è un modello che si basava sul consenso. Quindi adesso è tutto più complicato, perché anche il cittadino è sconvolto. Ah, certo. Sì. Perché è sconvolto? Il cittadino è sconvolto perché scattano due meccanismi. C'è il meccanismo di tipo sociologico che si chiama anomia, che vuol dire che ognuno fa quello che vuole, certo, quando magrisce, all'atere del codice penale, ma soprattutto i codici etici non vengono più rispettati. E poi c'è un principio economico, la famosa legge di Gresham, che dice la moneta cattiva scaccia la buona. Uh-huh. Cioè, Maurizio, se lei ha due monete da 50 euro e una è strappata, dà via la strappata e si trattiene quella buona. E questa è la legge di Gresham, perché non è soltanto un principio economico. Certo, se viene portata a livello sociale, la persona scorretta, l'impostore, lo speculatore è avvantaggiato, questo vuol dire. Beh, Giuseppe, quindi, io ho niente, che dire. Un saggio sulla finanza, la politica, il potere. Starei tutta una sera a parlare di queste cose perché mi affascinano, però purtroppo il tempo è tiranno, quindi non possiamo, ma voi potrete fare di meglio, perché potrete acquistare La trappola del sistema finanziario, Genesi e distorsioni, scritto appunto da Giuseppe Rocco. Ed è anche molto chiaro e comprensibile. Tra l'altro credo scritto da un cittadino prima di tutto, quindi non da un politico, non da un finanziere, non da gente magari che ha qualche interesse, quindi credo che parli un pochettino la nostra lingua, giusto Giuseppe? Certo, certo. Quindi lo troviamo in libreria, davvero? Certo, lo potete acquisire tranquillamente. Perfetto, casomai sai, possiamo approfondire magari in un altro incontro, magari questo un tema proprio sulla finanza, che mi piacerebbe sì, magari... Sì, anche le percussioni che ci sono a livello comunitario, a livello italiano. Ecco, magari ci diamo appuntamento un pochino, certo, più avanti, certo, perché insomma parlare di un argomento che credo che insomma un pochettino possa interessare tutti oggi quanti tutti, noi. Sì. Giuseppe, grazie di essere stato grazie. Qua, grazie mille, in bocca al lupo per gli altri 40 libri che andrai a scrivere. Va bene? Oddio. Spero di vivere. Io ci provo. Allora, abbiamo un piccolo spacchettino per accompagnare il nostro ospite e far entrare l'altro ospite che Elena è già pronta. Ecco qua, Massimo. Marti, io vedo che tu impazzisci, te non avevi messo mi fanno impazzire. Ma che Castellina, ma che casa dei, mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Scatta subito, Marti. Sì, come si chiama questo splendido il gruppo? Il duo basta, mo più uno se ce la fa. Indovina chi è l'uno se ce la fa, Marti. Ma sono me. No, è lui. Ha 97.000 anni. È quello col codino, quello birichino col codino. Mamma mia. Allora, nel frattempo è entrato qui vicino a noi Frida. Allora,
Arrivo, siamo in compagnia. Jonathan Trombini. Jonathan. Ciao, ciao Jonathan. Poi lui ha una divisa, hai visto? Sì. Porca, non scherza mica. E ha vinto il premio di miglior pizzaiolo d'Italia. No, miglior pizza. 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 Pizzaiolo. Pizza no. Pizza. Pizza. Pizzaiolo no. Però va bene. La miglior pizza. Miglior pizza. Dopo ti conosciamo un pochino meglio. Però volete, allora andiamo un pochino nel dettaglio anche con Marco. Con Marco. Marco lui. Sì, però è vero, se uno fa la miglior pizza... Dovrebbe essere il tuo e no, perché credo che il pizzaiolo... Tu so che sei molto bravo a fare la pizza, io sì, la mia ragazza si chiama Margherita. Ecco, fantastico. Ma tra l'altro mi intendo anche di finanze. Infatti volevo chiedere al professore se in una situazione feticista si potrebbe burocratizzare un po', a dire il vero, le finanze esterne, però non osavo chiederlo, però dopo è rimasto qua, magari dopo gli... Non lo puoi chiedere. Mazza, ma va benissimo, non fare la pena, è una super cazzo, l'ha fatta molto, molto elegante. È perché sai, sono esperto anche questo. Ci sta dentro. Marco tra l'altro, hai notato, no? Lui ha parlato di feticismo, che io avevo tutto in mente altra roba di feticismo, e non a caso si chiama Rocco. Che sia parente con quel Rocco feticista, che queste avevo cose, visto che ti avevo perso un per un po'. No, mi vedi, io qui vicino a te, qui. Allora, Marco lui, sì. Personaggio televisivo, insomma, ha fatto tantissime cose. Io ti conoscevo in parte, devo dire. Sono rimasto colpito dal tuo curriculum, sono un 14 pagine, no, vabbè. Veramente straordinario, ti faccio i complimenti perché sei giovanissimo. Sembro vabbè, giovanissimo. Insomma, sei giovanissimo, fidati, e comunque hai fatto veramente... Ho già 25 cose. Anni, per cui insomma... Ah, beh, allora sì, hai già passato. Aspetta, io sono già, più grande, quindi attento a quello che dici. Ascolta Marco, niente, noi, vabbè, televisivamente ti conosciamo, insomma, col tuo... Ho 40 anni, veramente. No, lo sapevo. No, ma ci credeva, sai, lei. Sì, infatti, ho visto, no. Ma, stavo anche dicendo, li porti bene pure. No, visto, no, no, ho visto l'anno. Allora, tu beh, inizi come cabarettista, imitatore, naturalmente in fasce praticamente, perché insomma eri giovanissimo. So che ti piace dire che sei stato imitatore di Michael Jackson. No, è l'unico. L'ho detto apposta. Sì, vabbè, ognuno ha i suoi scheletri negli armadi, diciamo. Vabbè, insomma, se mi dici così è come sparare sulla Croce Rossa. Attento, di fianco mi sposterei un po', scusami. Mattia. È stato il tuo inizio, il tuo esordio. È stato il mio inizio, sì, è stato... Beh, ero affascinato comunque da quel personaggio e tuttora lo sono, perché Michael Jackson... Grande. Esatto, anzi... lo scheletro è proprio cercare di imitare un personaggio inimitabile, per cui viene un po' scimmiottato. Era proprio adesso, da sfigati, ecco. Viene un po' scimmiottato adesso, vero? Diciamo. Lui? No, ma viene scimmiottato quelli che no, lo fanno. No, secondo me adesso no, cioè una volta di più quando era in vita, adesso invece forse viene ancora più rispettato. Io però non riesco ancora a vedere chi, perché per me Michael Jackson è lui, chi lo fa. Sì, no, sì, effettivamente no. Cioè, non rende. Lo dico a me stesso, secondo me farlo è, cioè, è ridicolo. Certo. Però tu hai fatto tantissime altre cose, sì, perché sì, comunque sì. Insomma, tu definirti attore... È limitato. Definirti attore, però forse anche un complimento è troppo grande, mi dicevi, perché dici... Sì, perché gli attori, cioè io rispetto a un attore sono scarsissimo, veramente. Infatti tutti i film che io ho fatto li ho scritti io, per cui potevo darmi la parte che volevo. E la facevo imitando la mia personalità, certo. Per cui era un po' più facile darmi una parte. Se mi dici che sono un attore, no, faccio proprio schifo. E tra l'altro, come dice Frida, voleva proprio costringermi a dire, ma io non vorrei dirlo, no, veramente. Certo. Ma lo so. Che tutti i miei film sono su www.marcolui.it. Non diciamolo. No, non diciamolo. Non diciamolo. Non mi sento commerciante. Io in genere, cioè, mi piace solo essere così, per cui per favore, per favore, cioè, non dite di andare su www.marcolui.it. No, non andate su www.marcolui.it. No, non dico, mi sembra corretto, soprattutto perché c'è, cioè, un sito anche www.marcolui.it, sì, che non si deve guardare. No, non si deve guardare, si deve guardare. Anche perché volendo, non so, tra l'altro una cosa anche triste, si possono scaricare anche i film. No, è vero, a pochissimo, tra l'altro, 3 euro circa. Sì, è una cosa, però non mi sembra giusto dirlo. Piuttosto diciamo che quando gioco a calcio io dico sempre, esatto. Io marco lui, per cui ecco. Esatto, esatto. Beh, veramente, questa, avete, no, questa capito, veramente... non consultate, esatto. Veramente... non consultate il sito www.marcolui.it, perché insomma... No. Non vuole, non vuole. C'è il giocoliere che si diverte, questo mi fa piacere veramente. Il giocoliere fra un po' fa girare le balle, lo sì, sai. Veramente. Ecco. Fra un po' vediamo un attimino, che insomma vediamo anche... Vi abbiamo messo vicino per questo Marco, motivo. Marco, tu sei anche un rumorista, che cosa significa? Adesso piano. Ragazzi, di lui rumorista, che lo faccio rumorista. Ecco, sì, veramente. No, rumorista vuol dire, questa qua è una cosa che faccio ultimamente nelle selezioni dello Zecchino d'Oro, perché i bambini continuano a chiedermi di fare rumori. Allora, chiudiamo con due rumorini veloci. Ok, essendo che manca poco e non voglio andare a prendere il gelato, faccio due rumori senza gelato. Il primo è il fischietto dell'arbitro. Okay. Okay. Il secondo è il rumore più facile del mondo, ma dopo farò i più difficili del mondo, che è Paperino, che tutti possono fare. Bello così, Frida, puoi provare, sì. Anche... questi bambini impazziranno, no, per Paperino. E per cui ecco, questo è un anticipo. Questo è un anticipo, perché sapete, lui un pochettino, insomma, è il volto anche dello Zecchino d'Oro, delle selezioni nazionali dello Zecchino d'Oro, quindi sì. I bambini sicuramente lo riconosceranno e li farai divertire naturalmente con queste tue. Dobbiamo queste chiudere. Allora, a no, tra dobbiamo poco. Chiudere, che cosa? Facciamo pubblicità. Una pure che chiudiamo. Ci vediamo tra poco. Pochissimo.
Eccoci qua di ritorno dopo questi pochissimi momenti dedicati alla pubblicità. E allora, visto che è il momento della nostra band e abbiamo questa sera la fortuna di avere Marzio Marzocchi, allora siete pronti con lo stacchettino da fare insieme a Marzio? C'è via! 1, 2, 3, via! Bravissimi, che accompagnamento con Marzio, avete visto che grazie. La tromba sta confuso, te Vincenzo, questa tromba, mamma mia, ti ha confuso. Allora, momento serio della serata, Lena vieni davanti, vedi pur davanti a Vincenzo, tanto è innocuo, tranquilla. Proverbio della settimana. Vediamo. La salute è felicità del corpo, la felicità è la salute dell'anima, concentrati sulla felicità. Bello. Bello, tanta roba questo proverbio. Sì. Parliamo della felicità quindi. Sì, eh? Sì. Quale potrebbe essere la felicità, per esempio? Quando uno si potrebbe stai bene, può essere felice la tua anima. Perfetto. Quindi per ciascuno, ognuno ha la sua felicità, volendo. Eh? Giusto, cosa ridi? Sì. E ride, se la ride in russo. Come si direbbe in russo questo proverbio? Если ты себя чувствуешь хорошо, то и твоя душа... Quello che vuoi, lo sai. Non mi lasci parlare. No, ma Shubusha, mi è piaciuto Shubusha. Prego, vai pure. Quindi, если твоя душа хорошо себя чувствует, то и ты сам будешь хорошо себя чувствовать. Ah, sì, avete giusto, perfetto, noi siamo tutto giusto per noi, tutto giusto per noi. Bravissima la nostra Elena, momento visto di cultura proprio, tantissima, brava, complimenti, bellissimo proverbio. Elena, sopportalo, meraviglioso, dai, prendo anche il microfono, Elena, intanto mi sposto. Marzia, hai visto che proverbio, Madonna mia, che meraviglia, che bravo. Chissà chi l'avrà scritto questo proverbio, ma Elena è bravissima. È bravissima, viene dalla Russia questo proverbio. Allora, ospite qui di fianco a noi. Sì, siamo in compagnia sempre di Jonathan. Allora, lavori a Forlì? Lavori presso la pizzeria Cubio in Piazza della Vittoria, sì. E come insomma abbiamo anticipato prima, hai vinto il premio per la miglior pizza d'Italia. Miglior pizza d'Italia. Io farei anche vedere il premio, Maurizio. Ah, no, fai, io salterei la pizza. Fai anche? Intanto cominciamo da qui. Premio per la miglior pizza dell'anno. Pizza dell'anno, sì. Ma ti rendi conto? Gran, che gran soddisfazione. Cosa. Grossa, grossa. Che caratteristiche aveva questa pizza, Jonathan? Questa pizza è strano, è che ha della carne cruda sopra, una tartare di mucca romagnola. Sì. E è una cosa che non si vede da nessuna parte, con porcini in cottura e pomodoro, salsa di pomodoro, e questa tartare sopra, e pecorino scoparolo e una spuma di uovo al brut. Sopra. Lo scoparolo Frida, ho già sentito, è formaggio, infatti. È formaggio, non ti preoccupare, cose che si possono mangiare, dire tranquillamente anche quest'ora. Quindi pecorino scoparolo scoparolo è perché è bello stagionato, bello saporito, cioè, tra i vari pecorini che abbiamo provato è quello che dava il risultato migliore, diciamo. certo come sempre, insomma, quello che è bene. E la caratteristica praticamente è che comunque insomma nella Parla nella con tua pizzeria, nella pizzeria dove tu lavori naturalmente, e vi siete dedicati al biologico. Questa è una cosa bella, sì, sì. Siete fra i pochi, credo. Sì, il motivo principale è che di mangiare della robaccia ci siamo tutti un po' rotti le scatole, no? È vero. Sì. Quindi anche se c'è una spesa leggermente maggiore sia per noi che per il cliente, almeno sappiamo cosa gli diamo da mangiare a sta gente noi, no? Certo. Ci sono filiere controllate, ci sono allevamenti, agricolture, biologici, che sono tutto il contrario dell'intensivo. Quindi un allevamento biologico, la bestia deve stare libera. La bestia la curano solo se si ammala, non è che gli danno gli antibiotici per non farla ammalare. Certo, tieni pure il microfono più vicino. C'era Marco che voleva intervenire. No, appunto, dicevo che era meglio tenersi il microfono, perché è un pizzaiolo che parla col gelato, e non è abituato, insomma. Tranquillo, dai. Quindi dicevi? Stessa cosa l'agricoltura. Sì. L'agricoltura, ci sono le rotazioni, non ci sono agricolture intensive. Non viene usato il letame. Quindi, diciamo, tutta una cosa completa, l'azienda agricola ha le bestie e ha l'agricoltura, solitamente, così per avere un ciclo completo. Ovvio, certo. Jonathan, guarda che belle, Maurizio, anche le immagini. Bellissime. Tu, guarda, da quanti anni è che sei in questo, insomma, nel mondo della pizza? Io sono dal 99 che faccio le pizze. Però? È qualche giorno, quindi sei giovanissimo, quindi...
Però è una passione, questa, vero? È una passione. È una passione che in questa situazione qua si è rafforzata molto, perché adesso usiamo il lievito naturale, poi facciamo tutte queste pizze con tutti questi ingredienti. Ecco, tra l'altro noi l'altra sera siamo venuti, Frida, abbiamo avuto l'imbarazzo, poi alla fine siamo cascati sempre in quelle più normali. Però per esempio abbiamo visto che c'è una pizza nel tuo menù che si chiama pizza fieno. Perché pizza fieno? Perché noi diamo i nomi della campagna alle pizze. La Moroseta infatti è una gallina d'esposizione, per dire, no? Quelle galline belle tutte... Beh, il nome della campagna, insomma, anche insomma, non c'è solo fieno, speriamo non date altri nomi. No, abbiamo avuto la Badile, proprio tutti i nomi, questi nomi strani. C'era anche un'altra pizza che mi ispirava, la Calaia, cos'è? Calaia è una pizza con cuore di carciofo, salsiccia biologica, sempre della cooperativa di Sadurano, e chips di topinambur. Chips che magari 9 su 10 non sanno neanche che cos'è. Cos'è il topinambur? È un tubero. Sì. Che viene fatto a fettine e fritto come una patata, come una patatina. Però è dolce, è un'altra cosa. Ah, guarda. Quindi, vedi che dovevo prenderla. Quella lì, se anche c'era quella lì con la patatina per la prossima volta. Guarda che roba, che adesso meraviglia. Torniamo. Sì, dai, bene. E quindi, insomma, bella sta cosa qui del biologico anche sulle pizze. Insomma, non se ne sentono tanto in giro, insomma, quindi ti faccio i complimenti. Non è insomma, che convenga più di tanto, però alla fine il risultato finale premio. Certo, certo. Bene. Ma si è evoluta tantissimo la pizza da quando tu hai cominciato ad oggi, quindi proprio la storia della pizza. Adesso c'è un grande affare per togliere la pizza dal sottoscala della ristorazione, è una cosa importante. Sì. Bene, perché è vero. Poi tra è tutto il mondo. Tu tra l'altro sarai presente anche al SIGEP tra pochissimi giorni. Con Moretti, a Moretti Forni, parlerò appunto di pizza biologica e creatività in pizzeria, quindi tutti questi accostamenti particolari. Come vengono studiati, insomma, un po' di spiegazioni. Ecco, poi tra l'altro c'è il progetto Scuola Madre, che insomma se ne parlerà un pochettino più avanti, insomma ancora in via di definizione, ma insomma è già nella mente, insomma. Siamo lì, siamo addirittura d'arrivo per mettere in piedi questa cosa che farà formazione di nuove persone, lievito naturale, consulenze alle pizzerie, insomma cose... Ecco, però ricordate, se volete mangiare una buonissima pizza biologica, andate appunto al Cubio, in Piazza della Vittoria, a Forlì. Esatto. E c'è Jonathan che si destreggia con i microfoni, ma con le pizze. Insomma, quindi, che te la cavi sicuramente. Ricordare certo, anche c'è pure i contatti. Jonathan, Facebook e Instagram, quindi è Jonathan Trombini, così se volete rimanere anche aggiornati sulle pizze nuove, perché no? Grazie. Bene, bene, bene. A te. Marzo, ti piace la pizza biologica? Moltissimo, moltissimo. Sei mai stato a mangiare la via al Cubio? Non sono mai andato, ma ci vado sicuramente, perché come musicista, no? Soffiando nella tromba c'è questo problema a livello diaframmatico, quindi un po' di reflusso gastroesofageo, e quindi mi hanno consigliato proprio di mangiare biologico, non le farine 00 anche, ma anche tipo il camo, quindi può far bene anche ai musicisti, quindi insomma, perché no? Ascolta Marzio, tu ti destreggi in tanti generi musicali, vero? Sì, diversi generi. Sì, c'è sì, anche sì. Dei gruppi, c'è qualche cosa insomma, che sì, ho dei adesso due progetti miei in partenza, diciamo un trio con flicorno, tromba, pianoforte e cantante per eventi, matrimoni. Diciamo i tuoi contatti, siamo tutti personaggi che comunque proveniamo da diversi generi musicali, quindi facciamo un repertorio che va da quello che è la musica da ballo, ma fino anche alla disco music o anche agli standard, diciamo, italiani e internazionali. E poi un progetto invece di cantautorato italiano sul genere. Ecco, si chiama Bonetti Social Band, che è questa qua che vediamo nella foto, con Vittorio Bonetti, che comunque ha lavorato molto in tutta Italia negli anni 60, 70, 80 e anche all'estero, molto anche in Russia, ecco. E, di cantautorato nel genere tipo da Paolo Conte a Vinicio Capossela a Sergio Caputo, con anche dei pezzi inediti suoi. E quindi abbiamo questi due progetti in partenza e questo si sposa molto anche con l'ambiente teatrale, oltre che delle piazze, diciamo. E tutto ti vogliamo ascoltare. Dopo magari ci fai un bellissimo pezzo, mi sembra che si chiami Feeling. Sì, no? Perché sto proponendo anche questo omaggio, un CD a Nini Rosso, e quindi le musiche più importanti che ha inciso Nini Rosso. Bene, e tra l'altro Marzio non sei solo musicista, sei anche scrittore. Però vediamo dopo, tienilo lì che lo teniamo dopo, perché insomma lui c'ha una sola, lui è un anche artista lui tutto è vero. Sì, è vero. Io tornerei da Mattia. Mattia. Perché torneresti da Mattia? Perché? Perché io vorrei un attimo concentrare la mia attenzione anche sul tuo ruolo. Tu sei anche giocoliere, artista di strada. Sì. E lo faccio ormai da 4 anni. Ho messo una piccola compagnia di artisti, sono gli artisti rupestri. Siamo in 5, 2 ragazze e 3 ragazzi.
E oltre a giocoleria facciamo acrobatica aerea, per cui quei tessuti che vedi che scendono dal cielo e che precipitano, bellissimo. E cerchio aereo, che è un po' più raro da vedere. E abbiamo messo questa piccola compagnia che abbiamo girato l'Emilia Romagna ma anche fuori. In circa in 2 anni abbiamo fatto più di 200 date in vari luoghi, dalla zona qui, comunque Faenza, Imola, fino ad arrivare nel Modenese, certo, nel Reggio Emilia, Falconara, in Toscana, Mantova, per cui abbiamo girato abbastanza. E la manifestazione, ricordiamo, a casa ha anche uno scopo preciso. Sì, con questa passione di artista di strada e essere volontario ho avuto l'idea di fare questa manifestazione che è Baskers Faenza, che ha uno scopo fondamentale, che è quello di raccogliere fondi per comprare un mezzo per disabili, che tuttora la Croce Rossa di Faenza è sprovvista. E unendo queste due passioni, con un piccolo sogno sto cercando di realizzare tutte e due. Ecco. Dopo diamo l'appuntamento alla prossima edizione che è già pronta. Ci vuoi far vedere qualcosina? So che tu sei un giocoliere, vero? Hai un problema al gomito stasera? Perché palla, esatto, però qualcosina riesci a fare, insomma, per vedere quanto sono bravi questi artisti di strada, che insomma sono veramente... Metto qua davanti a voi. Accompagnare con un po'... Cosa c'è? Il flicorno? Perbacco. Usiamo... A un tubo. Sì, questo è il flicorno, diciamo che con la sordina. Una parente molto stretta della tromba. Perfetto. Così. Perfetto. Vediamo un attimino. Te parti, ti seguo. Fa una musica molto blanda. Vai. Il circo, no? Se vogliamo, via, ok, perché vanno anche a tempo e non hanno mica provato. Dai, direi bravissimo, che bello così con l'accompagnamento così improvvisato, bravo Mattia. E Marco, hai visto come fa girare le palle? Sì, veramente. Prima Frida. Durante una pausa, provate a far paperino. Prova, no. Scusami. Marco, il microfono che no, fa paperino. No, ragazzi, no, Marco, ce l'avevi promesso. Io ce l'ho il microfono, ragazzi, ci ho provato e non ce la faccio. Quindi, no, non ce la faccio. Allora, parliamo di te come artista tutto tondo, naturalmente sei qua, insomma, ti vogliamo vedere. Io so che abbiamo un filmato che ti rappresenta, insomma... Sì, è un trailer dei miei film, di quelli che si potrebbero trovare, però veramente, no, io mi sono promesso di non dirlo su www.marcolui.it. Non dirlo, preferisco non dirlo. Non lo diciamo, che si possono anche scaricare, ma non lo diciamo. No, questo è molto carino perché è con un bambino che ha vinto lo Zecchino d'Oro e con un sacco di bravi artisti, insomma, tra cui dei giocolieri. Allora, lo facciamo vedere, perché veramente vale la pena, lo facciamo tutto quanto, sono un paio di minutini dedicati appunto a Marco Lui. John era alla ricerca della principessa dei suoi sogni. Ora devi sapere che questo cavaliere aveva un piccolo problema. Quale? Era veramente un incapace. Mi vuoi sposare? Anch'io tocco sempre ferro. Ti è piaciuta? Te la ricanto. No, va bene così. Ma una notte... in sogno, saggi innamorosi. Se vuole conquistare una ragazza. Ragazza? E con lei vuole avere successo. Successo? La cosa importante. Look. Il look? Il look! Divertentissimo. Cos'è il look? Sempre dolce. Ma non troppo. Cioè, io con questi conquisterò qualsiasi. Qualsiasi donna. Divertentissimo. Scherzi? Mi intendi proprio? Parlo fuori? Thank you.
niente, non ha detto niente. La perciuta occasione! Io ho il capello magico, affascinante! Mi sto lavando i denti! Bello, dai! In che occasione hai utilizzato questo video? Vogliamo dirlo? Questo qua è sì, un trailer che ho utilizzato, no, non vorrei dirlo, che è nel mio sito, quello www.marcoli.it. E l'ho usato appunto per promuovere il film come trailer sia in Italia che all'estero. Ecco, Stati tu hai avuto tantissime collaborazioni, a parte come artista, sì, che insomma ti abbiamo visto in tante situazioni, e anche proprio come regista, la collaborazione con Fiorello. Per 10 anni con Fiorello, con la 20th Century Fox, quando escono film d'animazione tipo L'era glaciale. Quindi esperienza strepitosa. Sì, forte, veramente forte. Com'è Fiorello? Fiorello è forte, veramente forte. Ci si sta dietro? No, a parte che... Perché tu avevi il compito più difficile, perché molto il backstage. Tutto il backstage. Wow. Sai, Fiorello, come si dice, è un artista straordinario, però allo stesso tempo è preparatissimo. Lui, dopo che fa uno spettacolo, se lo riguarda per vedere dove magari ha sbagliato qualcosa, dove... Veramente. È meticoloso. No, è meticoloso, però è un professionista, forte, un professionista. È veramente un grande professionista. Tu hai scritto anche qualcosa per Fiorello, anche tu? Io no, io faccio solo per Fiorello, ho fatto solo video. Scrivo un sacco di cose per altre società, altri artisti, però per Fiorello non facevo solo video di backstage. Fantastico. Sì. E poi anche Garfield, vogliamo ricordare. Ho fatto anche sì gli speciali di Garfield, quando Fiorello doppiava proprio il gatto, però poi ho fatto tipo gli speciali dell'era glaciale, dove altri artisti doppiavano appunto i personaggi dell'era glaciale. Quindi riprese, regia, montaggio, di tutto. Ma sì, e in questo periodo invece sono il volto ufficiale appunto delle selezioni dello Zecchino d'Oro, per cui sono ospite anche al programma, dove faccio delle interviste che potete trovare su YouTube, e queste ho preferito non metterle in quel sito che io preferisco non nominare. Esatto, l'innominabile. Però le trovate su YouTube, basta che clicchiate interviste inedite Mister Lui oppure interviste Zecchino d'Oro, e vedete delle cose veramente divertenti, non per la mia bravura ma per i bambini, per i bambini che sono strepitosi, Prima avevamo dato un Maurizio un mini accenno prima della pubblicità. A cosa? Al rumorista. Vedo che facevi qualcosa, sì, lei non vede l'ora. Sì, c'è il rumore più richiesto dei bambini, che però poi dovrai farlo tu, Frida, perché dovresti aiutarmi a tenere il microfono vicino. Ce la fai a tenere il microfono? Sì. Mi metto qua vicino. Sì, perché Jonathan, aiutami anche tu. No, questo qua è proprio un rumore delicatissimo, che richiede veramente un sacco di tempo, di attenzione, soprattutto se le persone non si concentrano a casa, che hanno bisogno un po' di silenzio per poter fare questo rumore qua. Va bene, sei pronta? Grazie. Sì. Ho bisogno appunto di qualcuno che mi tenga il microfono. Ah, grazie. Ok, è la goccia d'acqua, sei pronta? Vai. Bello, fa un applauso, Frida. Bravissimo. Marco lui. Ma come fai? Ma gira di meno. Quella gira di meno, non dava se si smonta. Ma sai che questa è meravigliosa? Cioè, tu fai così e per un'ora. Quella gira un po' meno. Divertitevi pure se volete. Tu puoi fare una pizza così, gira da sola. Nel forno, magari, che ne dici? Scusate. No, tranquillo. In fondo sono, vedi, tutti artisti. Jonathan è artista della pizza, tu sei un artista. Posso dirti cosa penso degli artisti? Quando si parla degli artisti, secondo me una persona operatore ecologico, perché per pagarmi l'università pulivo le caserme, cioè facevo lavori di pulizia, però quando io poi pulivo un posto, io ci tenevo che la gente passasse e dicesse: che bravo, chi è che ha pulito qua? Per cui secondo me uno che lavora col cuore, a prescindere dal lavoro che fa, può essere un artista. Hai ragione. Non ha bisogno di essere, adesso io ho messo questi occhiali stupidi giusto perché... Ti voglio chiedere una cosa sugli occhiali dopo. No, ma finisci. Sulle lenti? No, le lenti sono... Sulle lenti volevi chiedere. Ti volevo chiedere una cosa. Vedo che sei molto caratterizzato tu nei tuoi personaggi con l'occhiale. Sì. Perché allora, questa cosa? È una scelta particolare? Perché ci vedi poco. No, ti spiego. Allora, io 10 anni fa, facevo un personaggio su Italia 1 che si chiamava Mister Lui. Dopo ogni cartone animato, rompeva un po' le scatole del pubblico. E c'era una cravatta gialla, un berrettino che mi caratterizzava. Quando poi ho cominciato a collaborare con lo Zecchino d'Oro, coi bambini bisogna sempre trovare qualcosa che ti caratterizzi. Cioè, se io mettessi questi occhiali gialli inquadrandoli da soli, i bambini sanno che personaggio è. Ecco, quando inventi un personaggio devi avere qualcosa che ti caratterizzi. Quello è vero. Guarda, certo. In modo che tu possa essere simbolizzato. Associato. Sì, certo. Esatto. Bene, dai, ottimo. Dopo parliamo del tuo ultimo spettacolo che stai preparando, vero? Sì. Quindi dopo ne parliamo un pochino meglio. Marzio, prima abbiamo praticamente un pochettino sorriso per il proverbio, molto bello, perché Marzio Marzocchi è anche scrittore. È anche scrittore, vero? Esatto. Sì, scrittore è una parola grossa, nel senso che... Beh, insomma, diciamo che liberiamoci mi è capitato. Aspetta, dammi qua. Liberiamoci a cambiare, guardate che bello.
Questo libro qui, pensate, che è stato utilizzato da Don Beppe, che insegna filosofia al liceo di Imola. Esatto, esatto. Tema, io ho sempre detto, più che un libro adesso, è una sottiletta. Okay. Nel senso che, dai, io ho dato sfogo, ho fatto una raccolta, siccome a me è sempre piaciuto molto scrivere anche in ambito musicale, ho frequentato il CET di Mogoli in Umbria, eccetera, e a dei pensieri, a così, miei, che poi ho raccolto e ho spedito anni fa a questa casa editrice di Empoli. La casa editrice è stata molto onesta perché mi ha chiamato e mi ha detto: guarda, siamo sinceri, noi non chiediamo niente, noi il libro cioè, non ce ne frega niente, però dato che tu l'hai già impaginato bene, tutto a posto, se vuoi lo mandiamo a un concorso nazionale a Brescia che c'è in questi giorni. Ho detto: mandate pure, insomma. E, è stato mandato, è piaciuto, è stato premiato e quindi di lì, dopo è venuto, ho vinto, diciamo, tra virgolette, la pubblicazione del libro. Beh, la sottiletta allora vinto, quindi, scusa. E quindi, diciamo, ho avuto questa soddisfazione, poi dopo un po' di richieste, diciamo, legate anche, soprattutto al mondo dell'adolescenza e alla scuola, insomma. Bene, bene, complimenti, perché sono complimenti, sì. Frasi e pensieri che, insomma, aforismi e pensieri. Ce ne lasci una? Esatto, ce ne lascio. No. Io voglio tutti i libri, io leggo. Non li legge, fa mucchia. Non so leggere, in realtà. Sì, lei fa mucchia. Beh, lascio il mio numero di telefono dopo dietro, dai. Bene, bene, complimenti. Cosa dici, Maurizio? Facciamo una carrellata, una domanda per tutti gli ospiti, progetti futuri. Progetti futuri, partiamo da Mattia. Mattia Verbeni, basker, sei organizzatore del Festival a Faenza. Niente, progetti futuri, è che nel 2016 il basker Faenza si rifà. Sì. Le date sono state confermate due giorni fa, per cui è il 10 e 11 settembre. Siamo molto contenti perché il comune e tutti gli enti sono stati contenti di darci questa opportunità. Ecco. Certo. Per cui lo rifaremo e siamo già pronti. Oggi pomeriggio è la prima riunione per iniziare a fare i vari lavori. Insomma, partecipate tutti. Esatto, novità di quest'anno sarà che a giugno faremo un'anteprima del festival a Castel Bolognese. Ah, bene. Per cui una piccola anteprima durante la manifestazione che si chiama Armarcord, una panchina sul viale. Ci sarà l'anteprima del basket Faenza. Bene, benissimo. Novità. Poi complimenti. Su Facebook, YouTube, ovviamente. Trovate tutto quanto, esatto. Volevi anche salutare a casa un tuo collega, i tuoi colleghi che ti aiutano? Saluto quanti volontari di Croce Rossa del Comitato Locale di Faenza, Nicolas Bandini e Veniero Bandini e tutti gli artisti rupestri, Giulia, Filippo e Gaia. Ciao ragazzi, ciao, bravissimi, complimenti. Mauro. Jonathan, invece tu diamo appuntamento naturalmente in pizzeria, al Cubio. Pizzeria lì, microfono, voilà. No. La pizzeria lì a Forlì oppure a Cesena, visto che abbiamo già aperto la seconda. Eccola, quindi. Quindi obiettivi, magari aprirne una terza, una quarta, una quinta. E soprattutto tanto bio, crescere bio. Crescere tantissimo sempre in qualità. Bene, bravi, complimenti. Ecco, invece mi soffermerei un attimino su Marco, perché Marco lui sta mettendo in scena, è già pronto, non lo so che cosa, questo, è già pronto. Questo spettacolo, come può essere così difficile? Sì. Praticamente tu fai vivere lo spettatore. E... Sì, non è proprio uno spettacolo, io la vedo più come una lezione spettacolo da fare nelle scuole, perché questa lezione è fondamentale per gli educatori di ogni tipo, dagli insegnanti agli animatori, proprio per tutti, a tutti i compagni di classe che hanno in classe dei bambini con problemi specifici di apprendimento. Ok. Per cui io farò rivivere un'esperienza di disturbo di apprendimento a coloro che disturbi di apprendimento quindi non ne hanno. Quindi al pubblico praticamente. Che pubblico, viene, quindi si rendono conto come si renderanno conto e gli darò. Ma è fattibile questa cosa qui? Sì, infatti possiamo provare anche subito, ad esempio. Non credo. Una persona a casa, ad esempio. Frida. Che sono quella che non apprende, ovviamente, giusto? No, ad esempio, uno dei disturbi di apprendimento è la disnomia. Sto girando. Allora, Frida, stai attenta alle cose, che è uno spettacolo. Non fare ora, non ti allargare. Insomma, Frida, allora, uno dei disturbi di apprendimento, adesso noi si scherza, però sono cose importanti, è la disnomia, cioè i bambini non riescono a volte ad attingere a delle parole quando parlano nella memoria breve, diciamo. Ok, io ti farò vivere adesso un'esperienza così. Ad esempio, noi possiamo iniziare una storia in cui io la inizio e voi la continuate. Ad esempio, oggi sono stato in piscina. Io continuo la frase. Sì. E ho fatto il bagno. Bene, dopodiché sono venuto su e mi sono asciugato anche i capelli. Ottimo, adesso noi per avere un'esperienza di disnomia dobbiamo fare in modo che questa esperienza che per noi è automatica diventi invece cognitiva, cioè diventi associativa, cioè non insomma... Tu devi sempre continuare la frase, però senza mettere dentro la R o la L. Cioè nelle parole che dirai non ci deve essere né la R né la L. Oggi sono stato in piscina. E ho fatto il bagno. Continui un'altra frase dopo.
ti deve essere la L, il bagno. Anche la L hai detto, il bagno, quindi. Non esiste come parola, per cui devi ripensarci, ok? Aiuto! Quindi vedi, prima che per te era una cosa automatica, adesso è diventata cognitiva, cioè dovevi concentrarti per fare una cosa che in genere... Sì. Ecco, per un bambino che ha questi disturbi c'è questo problema qua. Cavolo. Quindi è una prova veramente... È una prova, sì, mette una prova. In difficoltà tantissimo chi si mette appunto nella... Ne userò tantissime altre di stratagemmi divertentissimi e sarà una lezione veramente che i ragazzi e i professori si divertono ma impareranno un sacco di cose. Ma Marco, come ti è nata questa voglia di fare questa cosa importante? Io sono laureato in scienze motorie e con un'ottica sull'evoluzione motoria dei bambini, anche con handicap, e però facendo le selezioni dello Zecchino d'Oro ho incontrato una bambina bravissima, e tra l'altro i bambini che hanno questi disturbi sono intelligentissimi. Assolutamente. E sono come i mancini, hanno, viene detto, un cervello neurodiverso, cioè ha solo un modo tantissimi diverso. Tantissimi sono dislessici, perché sì, da Tom Cruise, anche personaggi insomma, che vediamo, Einstein, John Lennon, sono la dislessia comunque... Non compromette l'intelligenza. Assolutamente, ecco. Assolutamente. Quindi. E per cui mi è venuto in mente, perché sono diventato amico con questa famiglia, mi hanno detto: Marco, fai qualcosa per questo. Che cosa meraviglia. Per cui adesso lo porto nelle scuole, non ufficialmente, nel senso, io sto contattando scuole, chiunque vuole può ospitarmi nella scuola. Fatelo perché è una cosa molto bella, molto, molto bella, bella. Sì, mi si può contattare o su Facebook o su Marco, io non vorrei dirlo, su www.marcolui.it. Fatelo dire una grazie una volta, Marco, vabbè. Grazie bravo, Marco di essere stato davvero. Con noi, grazie a voi, grazie. Sei voi, stato veramente speciale, carinissimo, e complimenti per l'ultima tua opera. Grazie, sai, grazie. Lena, vieni dentro che ci prepariamo per i saluti, sì. Chiudiamo con Marzio, progetti per il futuro, cara Marzocchi, Lena, Marzio. Beh, allora, la situazione di Vittorio Bonetti, questo mio trio per 20 matrimoni e continuare collaborazioni importanti musicalmente come con Matthew Lee, che ha vinto il Coca-Cola Summer Festival quest'estate, dei giovani. Matthew Lee è un artista, Lo so. Okay, pianista, okay. Cantante, no, e vediamo. Con i Montefiori Cocktail, un'altra situazione che abbiamo fatto, suonato anche all'estero, eccetera, e aprire sempre nuove porte musicali. Bene, diciamo. Allora sai cosa facciamo? Ci ascoltiamo Feeling, sì, dalla tua tromba, sì, così ci salutiamo nel frattempo tutti quanti. Ciao ragazzi, ciao Marco, ciao Mattia, ciao Jacopo, ciao Duo dei Bastamò e tutto altro se ce la fa. Grazie. Ciao Vincenzo. Grazie Elena, grazie di essere stata qua con noi stasera. Solo una cosa, ti sei persa la battuta di Marco che mi ha detto alta Lena. Alta Lena. Bene, dopo questa. Ottimo. Vai Marco. A giovedì. Ciao a tutti, ciao.